Mister, cominciamo dall'incontro di ieri con il presidente Ferretti. Era tanto tempo che non vi incontravate, che non parlavate, chiariti tutti i dubbi che c'erano e tutte le incomprensioni che erano venute fuori. Ecco, questa forse è la parola più giusta, perché noi non abbiamo mai litigato. Sicuramente tra degli esseri umani c'è chi la vede in un modo e chi la vede in un altro modo. Io penso che aver sempre dimostrato, quando ho parlato di Ferretti, di avere grande stima soprattutto per l'uomo. E su questo penso che è la cosa più bella. Poi nelle aziende ci possono essere dei momenti dove anche un dipendente la può vedere in maniera diversa dal proprietario, e guai se uno è uno yes man che dice. Io penso che uno deve dire quello che pensa. È stato un incontro proficuo, molto bello, mi ha fatto piacere rivedere il presidente proprio di persona, fisicamente, era tanto tempo che non lo vedevo. All'incontro c'era anche Roberto, Andrea, che hanno voluto che questo incontro ci fosse. Siamo stati un'oretta, 1 ora e mezza a parlare, abbiamo parlato dell'Arezzo, quindi è stata una bella cosa. Quindi Capuano è al centro del progetto ancora, mister. Penso di sì, penso che questo non sia stato mai messo in discussione, almeno penso che il progetto tecnico o il campo, perché sono due Beh, cose. tutte e due. Ma il campo penso che il progetto tecnico, penso che questo non sia stato mai messo in discussione dal presidente. Erano altre le argomentazioni con cui io mi volevo confrontare col Presidente, che poi al Presidente io gli ho voluto sempre bene e gliene vorrò sempre, ripeto. L'aspetto umano è diverso dall'aspetto aziendale. Ci sono delle situazioni dove uno la può vedere in maniera diversa, però confrontandosi ognuno dice quello che pensa e poi magari la filosofia o il pensiero può variare o non variare. L'importante è che uno dice quello che pensa e rimane sempre se stesso e fedele alla propria filosofia di vita e quindi nel contempo dove lavora. Arezzo-Pontedera è una partita che potrebbe anche migliorare la classifica in chiave playoff, lo diciamo, mister, o è una parola tabù questa? No, io vado nei miei uffici, vedo la classifica dell'Arezzo e dico: ma è vera o non è vera? E poi dico: cazzo, ci abbiamo buttato il sangue, scusate. E no, è una classifica stupenda. Io ricordo il momento buio, la partita con la Lucchese, no? Dove s'aveva paura, giustamente. Però io esternavo sempre sicurezza perché era una squadra che avevo costruita io, che ci credevo, che vedevo come i ragazzi lavoravano e non ci poteva sempre girare male, anche se fino a questo momento siamo, penso, con la fortuna in grandissimo credito. È normale, se io in questo momento dicessi che ci dobbiamo salvare sarei un ipocrita, non appartiene al mio modo di essere. Ecco perché a me la gente mi vuole bene ovunque ho lavorato, perché dico quello che penso. In questo momento abbiamo una classifica importantissima. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo a questo punto è che vogliamo fare la Coppa Italia Team, quindi entrare nelle prime 8, prime 9, penso che ce lo possiamo fare. Però è normale che siamo talmente vicini al quinto posto, un sol punto. Sarei un ipocrita se io non trasportassi questa mia voglia, questa mia forza alla squadra. È normale, adesso noi giochiamo per la classifica. Per noi domani è una partita determinante, importante, sono convinto che la gente ci darà una grande mano perché la partita di domani è difficilissima. Però dovessimo vincere domani, nel calcio esiste l'imponderabile in negativo, ma esiste anche l'imponderabile in positivo. E poi quando una squadra ha entusiasmo è come quando un puro sangue corre, che cerchi di fermarlo, ma quello corre, corre, corre e non si sa. Le chiedo un'ultima cosa sull'avversario. Lei ha detto a gennaio aveva avuto contatti di mercato, no? Con il Pontedera, puntavano addirittura ai playoff, adesso invece sono un po' in difficoltà, no, mister? È così. Io ho fatto una trattativa quasi chiusa, no? Uno scambio con il Pontedera, perché sapevate che volevamo prendere Cesaretti, no? Noi avevamo chiuso uno scambio, poi un nostro giocatore ha deciso di non andare e quindi è saltata la trattativa. In quel momento loro puntavano fortemente ai playoff, su questo non c'è ombra di dubbio. Io parlavo soventemente con Giovannini. Loro erano convinti di fare i playoff. Purtroppo il calcio è questo, quando hai una squadra anche importante, però giovane, e devi avere sempre la fase adrenalinica altissima, perché poi quando cala l'entusiasmo si ha qualche difficoltà. Questo è il rischio quando si è una squadra troppo giovane, ecco perché io non sono. Io sono sempre per un mix, mai tanti vecchi, mai tanti giovani.